esperienza della rete per la valorizzazione della fotografia, di cui adesso ci racconterà Silvia Paoli, del percorso, da dove nasce, che obiettivi si prefiggeva, cosa sta facendo e cosa pensa di fare. Partendo da questa esperienza proveremo poi a fare qualche ragionamento su che cosa abbia senso fare qui in Emilia Romagna. Grazie Silvia. Grazie Laura e grazie a tutti voi. Io volevo anche dire due parole sul luogo in cui sono, insomma mi fa molto piacere, anche come ha detto Francesca Fabiani, essere qui perché mi ricorda tantissime cose. Prima pensavo che il primo articolo che ho scritto, ahimè, quando ero giovane è del 1989, quindi sono 30 anni, ahimè, che mi occupo di studiare un po' la fotografia, e devo dire ho scelto il percorso istituzionale, ecco, quindi c'è stata una mia scelta di lavorare proprio nelle istituzioni, ecco, credendo in questo. Un'altra cosa che volevo dire è che ho rincontrato dopo diverso tempo Laura Gasparini, che ricordo come persona, insomma, eccezionale, che ha lavorato tanto per la fototeca qui e da cui ho imparato, perché la prima volta che sono diventata conservatore sono venuta da lei e gli ho chiesto: ma che cosa stai facendo? Come stai lavorando? Quindi per dire che si impara dalle esperienze di tutti. La mia è quella di la rete appunto che c'è a Milano, è un'esperienza, quindi diciamo prendetela così, come qualcosa che è nato in modo peculiare sul territorio milanese, ecco, ma naturalmente non è che vuole essere un exemplum che deve valere in assoluto per tutti. Come ho sentito prima, ci sono altre reti che stanno nascendo, è una cosa molto bella, soprattutto non sapevo della rete campana, ma la cosa veramente interessante e originale è che ogni rete poi si declina secondo le proprie peculiarità anche legate ai territori. Un'ultima cosa che volevo dire, prima di farvi vedere un piccolo video che vi dà l'idea un po' di che cos'è la nostra rete, è per il censimento, il fatto che noi abbiamo come rete già aderito da subito con un protocollo d'intesa con i CCD, quando ci siamo strutturati in associazione, abbiamo firmato questo protocollo all'epoca quando partì il censimento, quindi c'è stato proprio un impegno formale da questo punto di vista molto forte della rete per la valorizzazione della fotografia che è nata a Milano. Uno dei punti forza, secondo me, lo dicevo prima un po' informalmente, è proprio questo anche di andare a presentare il censimento nelle diverse località, nelle diverse regioni, di non pensarlo come una cosa che viene calata dall'alto ma su cui si lavora insieme alla comunità. Questo per me è fondamentale. E vuol dire mettere l'accento, una cosa che forse prima, un po' forse per pudore, non è stata sottolineata, ma sulla motivazione e sul fatto che si lavora sul dare senso al proprio lavoro e al fatto che si vuole lavorare appunto il senso culturale sulla valorizzazione. È dalla valorizzazione che poi si parte, secondo me, a capire a che cosa do valore e quindi ancora di più il censimento può essere anche quello che scatena delle vere e proprie magari interessi e ha un ritorno sulle stesse catalogazioni che, se non esistono, possono partire, quindi un po' un circuito virtuoso a mio parere. Quello che vi mostro è un po' per darvi l'idea che la rete, insomma, è fatta di tante voci, quindi io sono qui in veste di coordinatore, di presidente di questa associazione che si è costituita nel 2016. Dico subito che la nostra è un'associazione che si costituisce nel 2016 ma che nasce a livello informale nel 2011 da un tavolo proprio di discussione, di confronto attivato da un funzionario di Regione Lombardia che fu molto attivo e che ora è in pensione, che è Enzo Minervini, che anche lui, insomma, a cui sono molto grata per tanti motivi, per aver fatto una strada e un percorso insieme. Fu un momento molto, molto felice quando lui decise di chiacchierare un po' con tutti gli operatori
a un tavolo che venne convocato in regione in maniera assolutamente informale. La cosa bella è che ancora sussiste, diciamo, è che questa rete è nata proprio dal basso, cioè da tutti gli operatori, dai funzionari, dai responsabili degli archivi, delle collezioni, diciamo travalicando addirittura le stesse, diciamo, volontà o direzioni che davano i dirigenti, senza niente togliere ai dirigenti qui presenti, però ci tengo a dire che è un'attività, è un qualcosa che è nato proprio come un moto spontaneo dal basso, insomma. A tutt'oggi l'associazione che si è costituita nel 2016, lo voglio dire, ha come organo decisionale l'assemblea dei soci, quindi io non ho come presidente un potere decisionale, ma sono un coordinatore, quindi mi metto a servizio dell'associazione e lavoro a titolo volontario, con l'assenso ovviamente della mia amministrazione, così come fanno tutti coloro che fanno parte di questa ormai associazione. Diciamo che c'è una forte motivazione appunto dal basso, per cui cerchiamo di fare le cose, ciascuno ha ovviamente una quota finanziaria che deve mettere per finanziare l'associazione, ma poi c'è tantissimo volontariato, quindi tutto si basa su quello che è appunto una motivazione che parte dal basso. Diciamo che ovviamente abbiamo molti legami con le istituzioni e con i nostri, chiamiamoli, vertici, soprattutto intersechiamo l'interesse degli assessori alla cultura, che sono sempre stati molto favorevoli a questo tipo di attività, anche perché poi vi dirò che attività abbiamo intrapreso da alcuni anni, che si inserisce ormai nel palinsesto delle iniziative milanesi, che sta avendo però un riscontro anche sul piano nazionale. Adesso se avete voglia, insomma, vi faccio vedere questo piccolo video che vi narra un po' le voci, ecco, della rete. È stato girato dal regista Ruggero Gabbai durante Mia Fair 2014, la fiera che si tiene a Milano di fotografia, diretta da Fabio Castelli, e in quell'occasione noi avevamo deciso, grazie alla disponibilità di Fabio Castelli, che ce l'ha concesso a titolo gratuito, di allestire un vero e proprio stand alla fiera come associazione culturale, in cui facevamo attività di promozione, di incontro, eccetera. Quindi ve lo propongo. Spero che ci sia l'audio. Si vede? Sì. Si vede? No. Finalmente la fotografia è emersa per essere quello che è, un linguaggio interculturale, senza limiti geografici, senza limiti di cultura, che consente di parlare con immediatezza, immediatamente, agli altri. La fotografia oggi, con i grandi cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi anni, ancora di più sia protagonista, e ancora di più dunque è necessaria una educazione all'immagine che consenta a tutti di comprendere che tipo di comunicazione sta ricevendo. La rete è uno spazio aperto di confronto tra realtà diverse e che vuole favorire lo scambio delle informazioni, la ricerca scientifica, la formazione soprattutto rivolta ai giovani e iniziative culturali di promozione della cultura fotografica sul nostro territorio, ma non soltanto. La scelta è quella di coinvolgere appunto realtà e istituzioni non omogenee fra di loro, né tematicamente né territorialmente alla fine. E questo è molto stimolante, perché arricchisce e il confronto dà la possibilità appunto di ascoltare anche altre voci, campane diverse. Gli aderenti alla rete hanno caratteristiche e peculiarità talmente diverse che insieme formano un organismo. La rete deve diventare, forse già è, un organismo
agente e pensante. La sfida è proprio quella di trovare un terreno comune sul quale riuscire a collaborare. È importante anche per le operazioni che possono essere fatte unendo le forze a livello di formazione, a livello di promozione, a livello di eventi. La maggior parte dei photo editor gravitano su Milano e lavorano a Milano, ecco perché c'è una grande, se vogliamo, tradizione e continuità e progettazione di progetti fotografici. Milano è il crocevia, l'Expo lo dimostrerà, il crocevia di migliaia di esperienze, di grandi esperienze europee, di grandi esperienze internazionali. E siamo trovati pian pianino a mettere a punto una modalità, diciamo, di rapporto tra di noi per far capire che cos'è la fotografia al grande pubblico. Ecco, semplicemente per dirvi un po', per farvi vedere le voci, ecco, di chi ha dato vita a questa realtà. E forse alcuni li avete un po' riconosciuti, ma diciamo che un po' li nomino, insomma ci sono realtà pubbliche e private, associazioni, enti, scuole come la Bauer, ex umanitaria, musei come il Museo di Fotografia Contemporanea, istituti storici di tradizione ottocentesca o di fine ottocento come Touring Club, che qui non ha parlato ma che è presente, e poi molti enti che sono legati alle imprese, per cui o a quelle che sono state delle grandi imprese, Fondazione Pirelli, Fondazione Fiera, Fondazione Dalmine, che è questa grande azienda appunto nel territorio bergamasco, per, insomma ci siamo un po' estesi, ma questo è dovuto anche ai legami poi che abbiamo avuto, perché tra l'altro appunto la responsabile della fototeca è stata una mia allieva, quindi c'è tutto un giro di persone che più o meno si conoscevano e si sono formate. L'associazione AFIP dei fotografi professionisti presieduta da Gaste, l'avete visto, MIAFER presieduta da Fabio Castelli, quindi tutte le realtà che lavorano, devo dire sono tante quelle che hanno una struttura più da fondazione che non tanto da ente pubblico, hanno ritenuto di veramente aderire a questo momento di scambio e di confronto. Allora, qui ecco, quello che ho aperto è anche il sito, per cui tutto quello che avete ascoltato, quello che io vi posso dire o quello che poi mi chiederete lo potete verificare anche su questo sito che è stato aperto subito, quindi c'è stata una volontà immediata di avere anche una visibilità e di comunicare col web. Questa è stata una delle cose fondamentali. Abbiamo iniziato a confrontarci appunto informalmente presso Regione Lombardia per diversi anni, finché nel 2016 siamo diventati associazione. Diciamo che le diverse finalità che poi trovate benissimo nel nostro statuto e che insomma posso anche un po' riassumere, ma che comunque sono delle finalità ovviamente di tipo culturale, insomma, condivisione di informazioni, la formazione, l'avete sentito citare prima da Mara Campana, che è stata responsabile della didattica per la Bauer, formazione del personale, ricerca scientifica, didattica, educazione, offerta di servizi, sostegno di iniziative rivolte ai giovani. Queste sono le finalità principali che ovviamente sono state declinate nel nostro statuto e che rimangono come cornice all'interno della quale noi cerchiamo di muoverci. Ovviamente io devo ovviamente essere anche molto realista, perché sono qui con degli operatori, voi avete visto adesso tutta questa cosa molto molto bella, naturalmente non è che non riusciamo a fare tutto quello che c'è scritto qua e tantomeno tutti gli anni, ecco.
Diciamo che il confronto è stato molto importante e arricchente, soprattutto devo dire tra chi lavora nel pubblico e chi lavora con altre, diciamo, finalità o con diversi accenti sulle stesse finalità nel privato. Chiamiamolo privato per dire in maniera generica tutti coloro che lavorano in fondazioni, in imprese, eccetera, che hanno delle dinamiche molto diverse da noi istituzioni pubbliche, ma che ci hanno aiutato anche a capire in che direzione, insomma, potevamo andare. A partire da un certo momento, cioè a partire dal 2011, abbiamo deciso di fare almeno una volta l'anno una grande iniziativa condivisa da tutti che potesse interessare tutti i nostri pubblici, ecco, quindi quelli delle aziende, quelli delle istituzioni e così via. Diciamo che abbiamo lavorato molto di più sulla valorizzazione e sull'aggiornamento culturale su tematiche contemporanee, ecco, questo è stato la nostra principale, diciamo, obiettivo e finalità. Quindi tutti gli anni abbiamo trovato dei temi comuni, quindi abbiamo lavorato a questo livello di... Non siamo mai riusciti, come altri hanno fatto, come la Rete Romana, ad esempio, a dire facciamo una mostra tutti insieme con le nostre collezioni, perché questo non è stato sentito come da noi peculiare, cioè si è deciso che ognuno faceva le proprie mostre, le proprie cose secondo le proprie finalità e possibilità, ma si cercava tutti gli anni di trovare un grande momento da proporre a livello cittadino di confronto e di ragionamento. Nel 2011 vi dico brevemente quali sono state le cose che abbiamo fatto. Abbiamo fatto questo convegno che ha coinvolto al Palazzo della Regione Lombardia circa 300 persone, tra cui anche molti giovani delle scuole, 10 domande per operare nel campo della fotografia. Ci siamo reinventati la formula tradizionale del convegno, che non ci piaceva il convegno classico con le relazioni di tipo accademico. Le 10 domande erano appunto 10 focus all'interno di una giornata, ad esempio: cos'è la fotografia oggi? Grande domanda, ovviamente, di tutti i tempi. E questa domanda era posta a 2 persone che colloquiavano e dovevano prepararsi prima e focalizzare alcune tematiche. In questo caso erano Roberta Valtorta e Claudio Marra. Come e perché conservare e valorizzare la fotografia? E questa me la sono gestita io insieme a Laura Gasparini, abbiamo fatto questo confronto, quindi sempre tutte le 10 domande venivano affrontate da 2 persone in senso dialogico. E, diciamo che è un metodo anche che abbiamo cercato di proporre, laddove secondo me la fotografia non può essere definita, e lo sapete tutti, insomma, da un unico punto di vista, ma è un territorio dove tante cose si incontrano, tante domande e tante possibilità di espressione, quindi non c'è oggi una sola definizione, non c'è mai stata. Siamo poi in un momento di grandi trasformazioni, almeno a Milano sentiamo forse con particolare evidenza il tema delle nuove tecnologie, di internet, del web e del fatto che il cambiamento culturale in atto vede quello che molti teorici hanno definito come pittorio alterno, come volete chiamarlo, cioè il fatto del primato dell'immagine, che comunque a livello di costruzione della conoscenza e del sapere sta avendo un'importanza estremamente rilevante. E abbiamo riproposto nel 2012 sempre un grande convegno, questa volta focalizzato sulle professioni, 10 professioni della fotografia, e qui c'erano 10 professionisti a parlare, sempre coinvolgendo un vastissimo pubblico. Nell'epoca, nel 2014, abbiamo partecipato a Miafer con lo stand che avete visto. Nel 2015 è stato il momento di Expo a Milano e ci siamo invece immaginati di disperdere, di distribuire questo grande evento su tutto il territorio della città, quindi ogni ente doveva organizzare uno stesso
incontro legato in un ciclo insomma di incontri che è stato proposto, la fotografia nel terzo millennio, identità e prospettive, e l'ultimo si è tenuto l'ottavo a Palazzo Reale e abbiamo ragionato anche con l'ICCD, insomma con Laura Moro e con altri esperti. Ecco, il grande salto è avvenuto un po' nel 2016, quando ci siamo costituiti in associazione, ma abbiamo inventato questa cosa degli archivi aperti, cioè di una settimana dedicata agli archivi, in cui era possibile fare per la prima volta in maniera molto semplice visite guidate, che avevano però un valore aggiunto, dicendo e specificando: non è che negli archivi non potete venire, perché gli archivi si possono vedere, ci sono gli operatori, eccetera, ma in quella settimana avrete la possibilità di seguire dei percorsi particolari insieme ai conservatori e agli operatori che apriranno le porte, ma saranno presenti e vi introdurranno in tutta una serie di temi, di fondi, legati ai fondi, eccetera, eccetera. E abbiamo presentato questa cosa in triennale e ha cominciato a prendere piede questa esperienza, che che è stato un po' difficile per noi posizionarci a Milano, perché da diverso tempo Milano è interessata da una quantità di iniziative che creano anche una certa ridondanza, perché abbiamo veramente le cosiddette week, su cui ormai si fa di tutto e di più, cioè la Fashion Week, di tutto e di più. Quindi dovevamo trovare il nostro spazio, non chiamandoci week, ci siamo chiamati all'italiana, settimana, e l'abbiamo trovato nella terza settimana di ottobre. E abbiamo fatto un salto, nel senso che il cambiamento è stato intanto... abbiamo avuto un aumento delle adesioni, e per scelta a questa settimana, per esempio, non partecipano solo gli iscritti, ma anche tutti coloro che si vogliono aggregare e magari trovano un punto di riferimento in uno dei soci della rete, cioè c'è magari un ente che fa un po' da tutor con quelli nuovi che vogliono partecipare. E questo è servito, per esempio, a introdurre i grandi archivi dei fotografi. Abbiamo cominciato ad avere relazioni con gli archivi gestiti dagli eredi o dagli stessi fotografi che ancora sono presenti a Milano. Basti citare, non so, l'archivio di Gabriele Basilico, che ancora lavora con Giovanna Galvenzi, piuttosto che l'archivio di Ferdinando Scianna, piuttosto che l'archivio Lelle Masotti, che di recente è stato anche avuto riconoscimento di notevole interesse dal Ministero, e tanti altri. E l'apertura quindi della nostra associazione con questa iniziativa è servita a catalizzare ancora di più l'attenzione e a far sì che partecipassero molti, molti archivi anche di fotografi. Devo dire che le due associazioni che hanno lavorato molto, le due associazioni che sono socie di rete, che hanno lavorato molto su questo, sono AFIP e GREEN. Che si sono fatte carico di fare un po' da trainanti sugli archivi dei fotografi. Quindi diciamo che ognuno lavora un po' secondo le sue specificità e le sue caratteristiche in questa cosa. Siamo andati avanti, insomma, durante tutti gli anni, cercando poi di strutturarla in maniera sempre più ricca, e ogni anno ormai proponiamo un grande convegno in apertura. Addio, lo chiamo grande convegno, in realtà non so se chiamarlo grande convegno, perché in realtà non è neanche un convegno, cioè è un incontro, non ci piace il termine convegno, ma vi dico, io poi ho un altro cappello, perché sono anche, come Francesca, nel consiglio direttivo della Società Italiana di Studi, quindi ho tutto insegnato in università, quindi vengo anche da un mondo più accademico, più strutturato, però devo dire mi diverto molto con la rete, devo dire mi diverto, questa è una cosa fondamentale, perché siamo un po' fuori dagli schemi accademici, e c'è la scelta, proprio per tenere insieme tutti,
di scegliere spesso anche delle formule un po' diverse, un po' più, come vedete abbiamo fatto il video perché un regista è venuto lì e ce l'ha proposto, quindi non è che è stato preparato prima, eravamo lì, ho detto mettetevi lì e facciamo questo video, ce ne avrei anche degli altri ma appunto il tempo non c'è, però cerchiamo anche di inventarci delle formule che riescano un po' ad attirare il pubblico, insomma, che non si deve interessare e non si deve stufare, insomma, questo è il concetto. Poi non so se a Milano siamo particolarmente, come dire, vogliamo le cose veloci, insomma, non ci va più il convegno che dura tutta una giornata, che ci sono interventi lunghi, è sempre stato detto, no, vogliamo cose brevi, cose concise, cose incisive, cose che lasciano il segno e così via. I temi che abbiamo affrontato sono temi che abbiamo sempre un po' condiviso e discusso, qualche volta come l'anno scorso la settimana è stata dedicata alla fotografia degli anni 60 perché c'era un input dell'assessore alla cultura di Milano che ha dedicato tutto l'anno agli anni 60, quindi probabilmente l'anno prossimo, il 2020, è dedicato alle donne, può darsi che ci inventiamo qualche cosa su questo tema, però non è per noi obbligatorio, appunto lo ripeto, cerchiamo di essere molto autonomi, devo dire, anche dagli input degli assessori, perché come ben sapete gli assessori sono cariche politiche, passano e noi siamo operatori che restano, quindi dobbiamo lavorare tenendo conto di tutto quello che accade naturalmente e aggiornandoci, ma anche di un operare che poi comunque deve sedimentare. Ecco, le iniziative per noi, anche la settimana degli archivi aperti, sono qualcosa che deve lasciare un segno, che deve continuare a maturare poi negli anni successivi e non deve avere un carattere esclusivamente effimero. I temi che abbiamo affrontato, poi mi preme sottolinearne un altro, abbiamo cercato sempre di interagire con tutte le associazioni che lavorano in senso culturale con la fotografia, quindi in primis la SISF, di cui abbiamo sempre avuto il patrocinio e di cui diversi esponenti sono anche venuti a parlare, e il VCCD, che ho già detto prima, con cui abbiamo avuto steso questo protocollo d'intesa, per cui Laura Mora è stata nostra ospite alcune volte, e poi ad esempio l'Associazione Italiana di Public History, che mi piace citare perché abbiamo appunto intersecato la Public History anche per tante esperienze che sono state attuate in questo campo da nostri enti, Fondazione Dalmine, l'ISEC, Fondazione ISEC, tutti gli enti anche che continuano ad aderire, e che anche lo stesso Museo di Fotografia Contemporanea adesso con il curatore Matteo Balduzzi ha messo in piedi una serie di progetti di cosiddetta arte pubblica, che in realtà comunque sappiamo benissimo che esisteva prima, ovviamente negli anni 70, ma ha delle caratteristiche che attraversano, incontrano comunque anche la Public History. Abbiamo per questo partecipato come rete a diversi convegni, tra cui quelli di Public History, l'ultimo quello a Santa Maria Capovetere che c'è stato a giugno, con un panel che ho guidato io, dove c'erano tre esperienze di Public History importanti, che soprattutto nel nostro caso coinvolgono e interagiscono ormai con la dimensione web. Quindi il nostro punto di riflessione, uno dei punti di riflessione principale è appunto questo anche del web e di internet. L'ultima esperienza, quella di ottobre, ci ha visto in crescita con una settimana archivi aperti con ormai 42 enti che hanno partecipato, non soltanto del territorio milanese ma anche del Veneto e di altre regioni, con un grande sforzo. Immaginate cosa vuol dire fare un calendario di visite guidate che poi viene fatto a maggio, per ottobre viene chiuso a maggio con il lavoro volontario di una serie di persone,
e la settimana si è chiamata Memoria e Oblio, generare, conservare e condividere la fotografia oggi, con un convegno di apertura che ho proposto, doveva affrontare una serie di questioni anche di carattere teorico e filosofico, per me sempre molto interessanti. Ho avuto gli interventi di Giovanni Fiorentino, Sergio Giusti, Andrea Pinotti, che è docente di estetica statale, Linda Fregni-Nagler, che è un'artista, quindi cercando di mettere insieme più voci. La settimana si è arricchita di tantissime cose, tra cui, non so, visita, per esempio, anche siccome molti enti hanno sede a Milano, ma hanno comunque una rilevanza nazionale, ad esempio Fondazione 3M ha proposto una gita con Pullman al Museo Interattivo di Cairo Montenotte in Liguria, che è un museo multimediale della Fondazione 3M, Cairo Montenotte è vicino al paese di Ferrane, appunto, dove è nata l'azienda famosa. Quindi abbiamo cercato di migliorare con un sito che viene mantenuto costantemente attivo, quindi abbiamo un informatico che viene pagato con le quote dell'associazione. Da 2-3 anni abbiamo un ufficio stampa, che anche questo paghiamo con le quote associative, e facciamo una newsletter quindicinale, quindi chiunque si può iscrivere e ricevere notizie. Tutti i soci hanno diritto a mettere le loro iniziative, vedete, nella home page del sito, e sempre a titolo volontario cerchiamo di mettere online i materiali video dei nostri incontri, per cui l'ultimo, che è stato il 18 ottobre, è già online, e qui a questo link potete vedere il video con tutti gli interventi, così come quelli delle passate edizioni. Quindi questo è un servizio che penso possa essere utile. Non abbiamo la forza di fare niente di scritto, cioè atti, cataloghi, cose di questo tipo, però come dire, questo ha un'immediatezza, il fatto di fare i video e di poter fruire di questi materiali. Forse mi fermo in modo da vedere se ci sono domande. Certamente non ho detto tutto, ma spero di avervi dato un'idea, insomma, della situazione. Cos'è che vi ha spinto a passare da una rete informale a una rete, diciamo, strutturata, strutturandovi in associazioni? Cioè, perché, cos'era il limite? No, diciamo che è stata una cosa un po', diciamo, utilitaria, nel senso che essere associazione ci consente, ad esempio, di partecipare a bandi di finanziamento e di essere riconosciuti a diversi livelli, quindi è una cosa che ci ha permesso di presentarci come soggetto in diverse occasioni. Abbiamo anche usufruito di un piccolo finanziamento del Ministero per l'anno della cultura, ad esempio l'anno scorso, per la settimana degli archivi aperti. Abbiamo avuto per questa iniziativa di quest'anno un patrocinio oneroso della Fondazione Cariplo, quindi è un canale di piccolo finanziamento, ma chiaramente presentarci come associazione ha un significato, perché ci dà, diciamo, una veste differente. Naturalmente non cambia niente nella sostanza, perché nella sostanza siamo gli stessi di prima, e quindi le dinamiche sono esattamente le stesse. Abbiamo lavorato molto, però devo dire che anche diventare associazione è stato un momento di confronto, perché abbiamo dovuto stendere uno statuto, e quindi dovendo stendere lo statuto bisognava capire cosa metterci, quali erano le nostre finalità, cosa volevamo essere, insomma. È stato un momento di crescita, ecco, questo senz'altro. E, ecco, questo, non so se... No, ecco, non l'ho detto, è una rete esclusivamente di enti e associazioni, non si può aderire come singoli, ma esclusivamente come, appunto, enti, insomma, chi ha personalità giuridica può aderire. Questa è una scelta che abbiamo fatto, cioè non è una scelta, è nata così. Dopodiché le persone sono afferenti vari enti, per cui è l'ente che designa il proprio rappresentante all'interno
dell'assemblea, abbiamo anche un consiglio direttivo, abbiamo appunto un presidente che sono io, che è poi il coordinatore, ma lo ripeto, nello statuto c'è scritto che l'organo decisionale è l'assemblea, quindi la cosa importante di essere anche su un territorio è che ci si può vedere, ci si può incontrare e si può, se fossimo, chiaro che voglio dire, una rete nazionale è auspicabile, ma diventa tutto molto complesso e le relazioni sono molto più mediate, invece trovarsi costantemente attorno a un tavolo è una cosa che ha un vantaggio enorme, insomma. Ecco, non abbiamo mai dimenticato che è la relazione, la persona che fanno le cose, insomma. Sì, diciamo che se si formassero varie reti regionali a quel punto interlocutori, no? Sì, sì, ecco, sarebbe bello, ma era una cosa che già forse si era immaginata in vari discorsi, sarebbe bello a questo punto proporre per esempio un incontro nazionale delle reti o di coloro che hanno lavorato su questi progetti. Io sono sempre per, come dire, la massima libertà, nel senso, l'importante è capire che cosa vogliamo fare. Non è tanto il punto facciamo la rete, ma perché facciamo la rete e perché facciamo delle cose. Quindi lavorare sulla motivazione, come state facendo anche voi andando in giro per presentare il censimento, eccetera, è la cosa fondamentale. Cioè, perché oggi dobbiamo lavorare e valorizzare la fotografia? Intanto per noi c'è un discorso di cambiamento epocale, lo dicevo prima, a livello culturale, quindi c'è anche una attenzione, ci sono delle antenne che noi teniamo, cerchiamo di tenere su quello che è il dibattito attuale, insomma, della cultura fotografica in Italia, ma non soltanto, e quindi di capire come la fotografia oggi sta nella cultura, che cosa dice, su come interagisce, e facendo presente a tutti che oggi c'è il primato dell'immagine nella cultura. Purtroppo o per fortuna non lo so, però c'è un grande spazio che oggi ha l'immagine, che ormai comunica sul web e che ormai sostituisce anche altre cose a livello relazionale. Basta vedere cosa sono i social e che cosa vuol dire come l'immagine agisce, quindi l'immagine che oggi è attore agente, come è sempre stato, di storia e di memoria, ma anche agente di relazioni sociali oggi, come sono queste. Quindi cerchiamo di tenere queste antenne, di lavorare su queste cose. Poi, per esempio, non so, quest'anno i 42 enti, chi è che ha aderito? Non so, vi dico anche i nuovi. È stata una sorpresa vedere aderire la veneranda Fabbrica del Duomo, che data dal 1387 e che ha comunque un archivio fotografico eccezionale, e nonostante noi sia direzionati molto di più su una cultura contemporanea, ha deciso di agire, ha fatto delle cose meravigliose, delle visite guidate stupende al loro archivio, e quindi anche enti di tradizione più che centenaria, non avendo solo quello scopo, perché ovviamente la veneranda Fabbrica del Duomo, potete immaginare, ha moltissimi altri scopi, ma ha un archivio fotografico, ha deciso che era importante. E quindi, oppure un ecomuseo ha aderito sul territorio, che ha quindi spaziamo nelle cose più diverse e con un'attenzione che è cresciuta appunto sul tema dell'immagine. Grazie Silvia, ci sono delle domande, curiosità, considerazioni? Prima poi ovviamente vi faccio qualche proposta di lavoro. Ovviamente lo ripeto, non è che, cioè la nostra è un'esperienza, come possono esserne tante, appunto sarebbe bello, io lo ribadisco, un incontro nazionale perché le varie reti si potessero, le varie esperienze si potessero confrontare, e credo che arricchirebbe molto, insomma, non so, è un'ipotesi poi. Una curiosità, qual è la risposta di pubblico a queste visite guidate a livello numerico? E se vengono coinvolte dentro le scuole, cioè c'è un coinvolgimento o se è una vista libera, diciamo? Allora, l'associazione fornisce aiuto, nel senso che fa un calendario, quindi la costruzione del calendario delle visite è a cura nostra, dei vari enti, per cui
stiamo attenti al fatto che non si sovrappongano troppo, che i sabati e domenica siano comunque coperti. Adesso siamo da una settimana diventati a 10 giorni, forse ci amplieremo a 15 perché la domanda è molto forte, la partecipazione è molto alta, le iniziative stanno diventando diverse, non so, appunto dicevo, c'è stata la visita al museo multimediale, le visite possono anche non essere delle visite tradizionali perché sono anche altre attività che vengono proposte, ad esempio al Castello abbiamo iniziato un seminario didattico appunto per quanto riguarda le scuole, io mi sono appoggiata a un'associazione e sabato e domenica questa associazione ha proposto dei laboratori didattici con l'uso di carte fotografiche per fare disegni fotogenici, fotogrammi e cose di questo tipo che sono stati apprezzatissimi. Ecco, il discorso delle scuole è un discorso che proponiamo, però lasciamo ai singoli enti di organizzare questo discorso, perché la partecipazione all'iniziativa ogni ente sceglie come partecipare e normalmente si va a prenotazione, perché ad esempio io non posso accogliere per le mie visite più di 30 persone alla volta, no? C'è chi addirittura lo propone solo per 5 persone, perché magari lo fa in uno studio piccolo, ad esempio non so, c'è stata la visita all'archivio di Enrico Cattaneo che è mancato da poco, fotografo, artista lui stesso, questa casa museo favolosa in cui si poteva andare solo in 5 o 6. O, insomma, ognuno ha la libertà di scegliere come fare e anche per il rapporto con le scuole è ovviamente auspicabile, ma non possiamo imporlo, cioè ogni ente deve un po' organizzarsi, ecco, da questo punto di vista. Però sta cominciando anche questo. Sì. Ci sono anche altre domande? Faccio solo una considerazione prima di avviare la conclusione. La mattinata, che la cosa, quando mi sono interfacciata, mi è capitato di interfacciarmi con Rete per la valorizzazione della fotografia, la cosa che più di tutti ho apprezzato e in cui si sente il lavoro fatto dalla Rete è che sedersi a un tavolo con loro non c'è bisogno di... si parla un po' lo stesso linguaggio. E con questo si sente il lavoro che è stato fatto negli anni. Ovviamente le finalità dei singoli istituti sono completamente diversi, cioè non è la stessa cosa parlare con Silvia Paoli che è un conservatore del comune e parlare con Enrico Koch della Fondazione Forma per la fotografia. Ovviamente hanno logiche diverse, interessi diversi, però non c'è bisogno ogni volta di dire no, ma io sono questo, io sono specifico, cioè c'è un... è stato fatto questo lavoro comune per cui ci si siede al tavolo e alcune cose si possono dare per scontato perché il lavoro di incontro, di confronto, e questo ti fa fare un salto in avanti perché si va poi più veloci nel lavorare e sono chiare quali sono le affinità e le differenze, non c'è bisogno di rimarcarle ogni volta, e questo poi ha consentito anche a pubblico e privato di lavorare anche bene insieme con le ovviamente diverse finalità. Sì, assolutamente, è proprio sempre come dico, come forse ho detto prima, un po' lo spirito con cui si fanno le cose, cioè c'è anche un grande rispetto reciproco, no? Per cui se io so di un, so, c'è adesso un grande progetto di Fondazione Fiera sugli archivi, eccetera, ha un'autonomia, insomma, questo se ne può discutere se loro vogliono, se ne può parlare, ma non è che la Rete pretende di, come dire, dettare delle regole, no? Agli enti che poi seguono anche delle strade specifiche. Questo può essere un vantaggio o per certi anche uno svantaggio, ma si deve mettere nel conto, insomma, come si diceva prima del censimento, ci possono essere delle fragilità o dei punti di forza, però un'associazione è così, ci sono le debolezze, ci sono i punti di forza, è fondata sul volontariato, e quindi le persone non possono se non essere motivate, non è una cosa che deve essere imposta, no? Quindi non è facile, perché in tanti momenti bisogna lavorare mediando molto,
però arrivando, come dire, a un minimo comune denominatore condiviso e che consenta di parlare agli altri, no?